Allora, cosa è successo la scorsa volta? La scorsa volta siamo andati nel Kanvar, nelle repubbliche, diciamo, indipendenti, ovvero che non hanno preso parte agli scontri proprio per questo motivo. E abbiamo incontrato Odino, ovvero Re Barnabas. Anzi, no, aspetta, com'è che si chiamava? Sì, Barnabas. È il suo Cosa ti lord serve comandante, oggi? il suo attendente, che Che cosa desideri abbiamo sapere? sconfitto. Quindi adesso la mappa da noi si è aggiornata. Ciao, ciao Lagunone. Bentornato, benvenuto, buonasera, tutto quello che è. Come potete vedere, appunto, abbiamo Barnabas che praticamente ci ha in un qualche modo rotto il culetto. Così, in una maniera abbastanza particolare. Mentre invece il nostro cavaliere c'è morto. Infatti l'abbiamo ucciso e abbiamo scoperto che per l'appunto il Lord Comandante faceva parte della stirpe degli Harbard. Una stirpe che però effettivamente non siamo riusciti a inquadrare in nessun periodo storico. La cosa che in questo momento mi viene in mente è che Odino, avendo accettato in questo caso che Ultima, per l'appunto, come potete vedere, venera, no? Quindi Odino, avendo accettato il suo ruolo nel progetto di Ultima, sia stato in un qualche modo potenziato da Ultima stessa, per cui è decisamente più forte rispetto a tutte le altre summon. E lo abbiamo notato sia quando ha combattuto con Bahamut, che per l'appunto lo ha completamente disintegrato quasi, e quando ha combattuto contro di noi, che dal punto di vista tecnico ci ha letteralmente surclassato, ma poi dal punto di vista di forza, con un colpo praticamente ci ha shottato. È anche vero che Odino, tramite Zantenzuken, è riconosciuto per appunto one-shottare gli avversari, però effettivamente anche qui risulta essere abbastanza particolare. Jill si è messa di fronte a noi, praticamente si è praticamente interposta tra noi e Barnabas e per l'appunto è stata colpita, è stata in un qualche modo sconfitta e portata via dal re Barnabas proprio per tenderci una sorta di trappola e far sì che noi in un qualche modo dovessimo in un qualche modo avere l'esigenza di andare a salvare la nostra Jill, per cui la nostra trama in questo momento si sta strutturando La lezione di esattamente in oggi è questo modo. truccata. Ho fatto tutte le side quest, ho fatto tutte le cacce, ho fatto tutto ciò che bisognava fare, che ci eravamo lasciati alle spalle per l'ultima volta, quindi possiamo evitare di perdere completamente tempo. Ah, vabbè, questa è la modalità foto che io ancora, tra l'altro, non l'avevo mai fatta. Sicuramente ci sarà un obiettivo anche con le foto, ma per il momento non mi interessa. E possiamo finalmente andare, come potete vedere, abbiamo tutta la mappa libera, senza side quest e senza niente. Possiamo finalmente andare verso la vecchia Canver e iniziare a progettare la nostra nave che tecnicamente ci condurrà direttamente nelle terre lontane, dove andremo a combattere nel regno di Walud, dove andremo a combattere il nostro Odino e possibilmente anche Ultima finalmente farà la sua apparizione completa una volta distrutto l'ultimo cristallo. Quindi voglio assolutamente vedere come si struttura la trama in questa parte che comunque si vede sta andando verso la fine. E sarà molto molto interessante vedere che ruolo ha Odino e che ruolo ha Ultima in tutto ciò. Qui siamo praticamente pronti per salpare. Avevo ragione, Clive! Mio padre aveva capito! Sarebbe fiero di te. I suoi scritti sono stati utili, ma il merito è tuo. Li prenderemo? Line Harrier è una delle navi più grandi e veloci mai costruite. E in più naviga con il vento in poppa. Una nave qualsiasi non riuscirebbe mai a starle dietro, figurati prenderla. Ma questa nave è diversa. Questa è l'Enterprise!
E il motore di mio padre è qualcosa di mai visto prima. Sì, puoi dirlo forte. Clive, che cosa sai di Barnabas Talmra? Quello che cantano i bardi. Che è una bestia. Che sbarcò a Cineria dalle terre meridionali. Che fu la sua maestria con la spada a valergli il trono. E che la spada, quella di Odino, può recidere persino i fili della creazione. Ma tu non essere preoccupato per lo scontro. Faremo di tutto per sopravvivere. Faremo di tutto. La luce! Credevo che qui fossimo ben nascosti! Oddio! Mid! Intrusi! Eh? Noi cercheremo di trattenerli! Ma sbrigati! Ah, merda! Equipaggio! Ai vostri posti! Scusa, intrusi chi? Siete tutti con me? I soldati di Walud? Ah no, sono gli Akashic. Ma come li hanno condotti qua? Questa è opera di ultima. Perché gli Akashic... Arrivano! Cioè, non possono averli trovati così a caso. Madonna, quanti sono! Prendiamo più tempo possibile per me! Indietro, Lord Rossi! Ti occuperò io di questi stronzi. Ah, non ti preoccupare. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Stai pensando alla tua offerta, Gav? Come andiamo, Mid? Non avevi detto che la nave era veloce? Lo è! Una volta schianta, ma richiede tempo! Non puoi spingerla nuotando! Vecchio caprone, scassapatite! Vecchio? No! Minchia, non l'avevo vista! Fatemi sotto! Chi di voi è impaziente di conoscere la mia mazza ogre? Ma non si chiamava Spezzacuori? Datemi una mossa, pigroni! Siamo nella merda e io ti tengo alle penne! Aiutami, capitano! Gli spawn campero! Ho sbagliato, basta! Spezza guardia addirittura. Ma sei esageratissimo, fratello. Diciamo che lo stun viene contato così, con questo parry. Perché con questo parry tu praticamente lo blocchi. Mentre invece con la parata normale purtroppo no. Funziona soltanto da counter, però lo devi rifare. Sì, purtroppo funziona un po' così e così. Cioè come parry funziona soltanto la tecnica vera e propria. Sentito il capitano? Sì.
Clive. Sì, quella dei pugni e basta funziona. Come vero. Oddio! Ecco! Pensavo che fosse. Accidenti. Allora è come temevo. Sleipnir non è umano. È stato creato da Odino. Ma quanti ce ne sono? Ma che ecco perché aveva quelle tecniche. Chi ha perdenti della Fenice? Non avete nemici normali? Oh, porca troia. Ma seriamente? Un esercito? Certo che sì. Vero, Lord Rosfield? Ragazzo mio, tempo fa mi chiamavano il Carnefice. O era la mia ascia? Non importa. La cosa importante è che volino teste. Mid, cambio di programma. Tu parti, noi ti seguiamo. Seguirmi? Come a nuoto? Vabbè, voleremo con la Fenice, no? Madonna, quanti spacchio sono! Motori al minimo! Sono una dozzina. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ah no, dieci sono. Di carne e sangue. Non sarà così facile farli cadere. Oh! Cadranno comunque. Come querce dinanzi all'ascia del taglialegna. E per fortuna ne ho portata una! Ma qualcuno che mi attacca, per favore? No, così. Dovremo continuare ancora. Finché sarà necessario. Oppure hai un'idea migliore. Vabbè. Ho già ucciso almeno 5 di quei bastardi. Come non detto. Niente, volevo farvi dei perri, non volete, sti cazzi. Qualcuno, uccidiamoli tutti. Ma ancora ne stanno spawnando? Ma serio? Raggiungiamo la nave. Non ancora. Vabbè, non mi attaccano. Pugno a vuoto. La nuova tecnica. Pugno a vuoto. Ma continuano a spawnare, ma è incredibile! Ma con comodo, Clive! Forza, ora correte! Grazie per il follow, Larsen. Benvenuto. Madonna, è incredibile sto fatto che c'erano le copie. Ora Mid! Bene, motori al massimo! E tenetevi forte!
cosa vuoi? Hai combinato un bel disastro. E senza alcuna ragione. Sei il mio dono per Mythos. Non oserei mai rovinarti. Ciao ragazzi, buonasera. Ogni secondo perso qui ci allontana di un'altra lega dal galeone. Vedi, sei il mio dono per Mythos. Quindi lui l'ha rapita apposta per far arrivare giustamente Clive al suo cospetto. Mid non ha un motore di scorta, ho ragione? E Barnabas è molto figo. La buona sorte mi ha lasciato. Il problema è che essendo devoto a Ultima, lui ha perso la ragione. Per questo sembra tipo mezzo rincoglionito, perché non ha più una sua identità. Non è più un essere umano, è solo una marionetta. Risponde alla tua domanda. Hai lo stesso sguardo cocciuto che aveva tuo padre quando si metteva in testa qualcosa. Sul campo di battaglia io non sono altro che un'ascia. Letale, certo, ma pur sempre comunque un'ascia. A te ne serviranno almeno un migliaio. E credo che il mio vecchio amico di Randellà potrà darci una mano. Riguardati, Clive. Ho ancora molte storie da raccontarti sulle gesta di tuo padre. Ma uno dei personaggi che mi sta piacendo di più al momento è Dion. Buona fortuna, anche se ha avuto un ruolo un po' marginale, però tu abbia i venti a favore. Ciò che ha fatto in tutto questa frangente di storia. Sta attento. Fighissimo. Farò del mio meglio, zio. A presto, nipoti miei. Quando ci rivedremo avrò un esercito al mio fianco. Invece lo zio è quel personaggio che ha sostituito Sid nella narrativa, che è quello, diciamo, che fa quelle battute, che ti spezza un po' l'armonia, che spezza un po' anche la serietà della storia stessa, perché ti fa quelle battute, ti fa quelle uscite, ti fa quelle robe, che era la stessa cosa che faceva Sid prima di morire. Direi che non possiamo sfigurare, sbaglio? Se lo rinfaccerebbe per sempre. Quindi lo zio se n'è andato. E giustamente ha altro da fare anche. Ecco. Qui nel frattempo Dion che se n'è andato. Chissà se ci viene a dare una mano. Magari si riprende e ci viene a dare una mano. Che figata sarebbe. Bahamut contro Dino parte seconda. No, non era morto Dion. Ha impalato il figlio di Annabella. Tutto questo. E poi è svenuto. No, lui è impazzito quando ha ucciso suo padre. Si è visto. Perché lui ce l'aveva contro Ultima. Però quando ha capito che poi Ultima gli ha detto, Istro dice finalmente sei scattato. Perché poi il bambino che ha impersonificato Ultima gliel'ha detto. Dice, visto finalmente ce l'ho fatta ad avere la tua reazione. Dice, ho fatto di tutto. Dice, finalmente ci sei riuscito. Dice, ammazzando tuo padre. E lui da lì è completamente impazzito. Lui da là
lui là è ha completamente perso ogni senno ed è diventato. Infatti, se l'avete visto durante le cutscenes, Bahamut non era del classico colore bianco, era diventato Akashic, perché appunto era impazzito. Infatti era tutto nero, era un Bahamut tutto nero quando l'abbiamo combattuto. Perché? Proprio perché si è incazzato ed ha perso il controllo. Tant'è che il suo piano era quello di mettere in salvo i cittadini, e invece no, ha praticamente distrutto tutto l'impero, tutta la cittadina l'ha distrutta. Quando lui è stato il primo che diceva no, il popolo, gli uomini del villaggio devono essere messi al sicuro. Invece è talmente scoppiato, è talmente impazzito che ha distrutto tutto. Non è riuscito lui stesso a mettere in piano il suo stesso piano. Anche io ho pensato che potesse fare la fine di Titano. Infatti ho detto qua ora impazzisce, ora diventa una cosa enorme, diventa tipo Mega Bahamut. Ogni nave diretta a nord passerà vicino a Zemeckis per lo stretto. Invece fortunatamente no. Manteniamo la rotta verso nord nord est e acciufferemo il galeone nero prima che risparisca. Cosa gli impedisce di aggirare Cineria da sud? Con questi venti e queste acque impiegherebbero una vita per raggiungere Stonir. Mid sa bene di cosa parla, Clive. Sicuramente molto più di noi altri. Io dico di darle ascolto. Vele all'orizzonte! Ora è nostro! Guarda com'è partita Mid. Avanti tutte, ragazzi! Forza! E non lasciate a secco i forni! Agli ordini! Lo senti, Jill? Ai posti di combattimento! Una game mid non è male, eh. Fa questa bellezza. Bisognerebbe vedere chi è la madre, eh. Oh, eccolo. Traccia la via e l'altro lo segue. Il legame di consapevolezza che li unisce li condanna alla medesima sorte. Ma ogni mio tentativo di strappargliela dal cuore non fa altro che rinsaldarla. Affascinante. Eppure, non vi è nulla che la mia lama non possa recidere. Non ce la solleva la marea. Madonna mia. E mo che fai? Per la somma, Gregor! Ordopas. Madonna, è troppo forte. Ma secondo me lui è così forte perché Ultima gli ha dato del potere. Ultima l'ha potenziato. Lui non è un Akon come gli altri. Lui è molto più forte. E si vede. Minchia, l'ha speronato a diretto. Ma lui se n'è andato. È volato. L'antidoto. Oh no, guarda dov'è? Oddio. Oh oh. Ma così però se ne vanno. Minchia, hanno lasciato Joshua da solo? Contro Barnabas?
Ma seriamente? Completamente impazzita, Mid. Quello con i pugnali. Lo odio lui. Hai provato. Non è enorme sta nave, è una città. Forzieri non ce ne sono. Qua ci sono tutti gli equipaggi, i membri dell'equipaggio. Torgal, levati dalle palle per fa. Ma Jill era sotto. Quelli ci sono andati. Che cazzo stanno facendo? Che il re lo vuole vivo. Boom! Essere da queste parti. Allora, qui non si può aprire. Ah, da un lato però mi manca Garuda effettivamente.
perché delle volte Garuda mi permetteva di fare anche delle combo più vicine, mi permetteva di fare le combo aeree. Allora, noi siamo saliti da qua. Noi credo che siamo saliti da qua, se non sbaglio. Sì, quindi dobbiamo andare dall'altro lato. Sì, perché noi siamo andati da qua, quindi dobbiamo scendere di là. Esatto, perché lei si trovava sotto. Era tipo nella cabina, nella cabina. Soffio della terra, furia terreno. Jill! Diglio, l'amore mio, dove sei? Tanto io lo so che loro appena si baceranno per la prima volta, che succede che finalmente avranno il coraggio di ammettere i loro sentimenti, Jill muore, easy. Proprio senza problema. Che lei aveva l'inibitore. Cammini. Certo che posso. Fermo, dove sei? Fenice. Non sei il dominante del fuoco. Non vedo che una fiammella tremante davanti a me. Vediamo se va in forma completa. Eccolo! Con tanto di cavallo. Madonna, che bello, Dino. Proprio, mi ricorda tantissimo Jack Garland. Si fa sul serio. Madonna mia. Madonna mia. Ha diviso le acque come Mosè. Minchia. Madonna, se si riuniscono le acque ora sono fottuti. Puoi proseguire. Credo di sì. Cioè, guarda cosa ha prodotto. Dove andiamo? Addirittura? Tu. Che
cosa hai fatto a Joshua? La Fenice? Oh, sono certo che sopravvivrà. La consapevolezza in cui avvolgete le vostre anime tanto fragili è traboccante di disperazione. Pertanto, il padrone si è affidato alla mia spada. Il mondo verrà presto ricoperto da una coltre nera. E gli esseri viventi si riuniranno sotto l'esiziale scia della morte. Non eliminando la causa del tormento. Non distruggendo l'ultimo cristallo madre e riportando l'equilibrio nel mondo. Sofia, credi davvero che sia così semplice? La piaga è inevitabile. Nemmeno l'Onnipotente è in grado di arrestarne l'avanzata senza fine. I vostri sforzi non porteranno a niente. Niente che non sia sofferenza. Rassegnati, devi accettare la verità, Mythos. Accetta il tuo posto con il Signore. Tienitelo. Vedi, lui è... C'è una possibilità, c'è una scelta. Lui è completamente privo di personalità ormai, si è affidato totalmente a Ultima. Sei sempre accecato dalle tue distorte convinzioni. Adesso è arrivato il momento che tu scopra l'inevitabilità del tuo destino divino, per quanto sia dolorosa. Allontanati più che puoi. Clive, no! Fidati, Jill. Oh! Siamo costretti a farlo! Oh, invece sì! Se non altro per ricordarti del tuo dovere! Dai, che ti combatto con i Perry a te, che mi piace! Ultimo incontro, sei cresciuto molto. Aia. Ma temo che, come ricettacolo, il mio signore ti considererebbe inadatto. Ma la chiedevo pochissimo. Tutta questa furia ardente, per cosa? Per fermare la piaga. Idea sciocca inculcata da un uomo sciocco. No, questo si deve evitare. Non sai nulla di questo mondo e di quale sia il tuo posto. Io che no, che bella post, mamma mia. Oh oh. Se la ragione non ti dissuade, dovrò adottare altri metodi per persuaderti. Elevati, Mythos. Ci hai provato. Che battaglia scriptata questa? Non puoi esimerti dal ruolo che ti è stato assegnato dal fato. Oh oh. E ora la luce della speranza svanirà! Ti arrendi in così poco tempo.
Madonna quanto è forte. Clive. No, Jill, no. Proprio non vedi. La tua volontà ti appesantisce. Ti allontana sempre di più dal tuo scopo. E quale sarebbe il mio scopo? Mythos. Chi siamo noi? Cosa sono i dominanti? L'alito del creatore è ancora sulle nostre labbra. Siamo portatori della sua luce e nel suo nome guidiamo le masse. Non siamo altro che prodigi di Dio. Siamo molto di più. Non saresti nulla senza ciò che lui ti ha voluto concedere. Il potere che esercitiamo è suo. Eppure, ogni volta che vi attingiamo, esso ci consuma in profondità. Ci spezza, ci sfalda, affinché possa manifestarsi la sua forma più pura. Leikon. È esagerato persino per i suoi pochi eletti. Ma non per te, Mythos. Brandisci il potere di molti, eppure il tuo corpo non ne patisce l'avidità. Cosa stai dicendo? Sto dicendo che noi dominanti non siamo nient'altro che meri strumenti. Siamo stati creati perché tu potessi consumare la nostra forza e attuassi il disegno divino concepito per te. Che sarebbe? Nutrirti. Lo sapresti già, se solo riuscissi a vedere leggermente oltre la gabbia del tuo ego. Ma finché ignorerai questo disegno, non riuscirai mai a penetrare le mie difese. Beh, potrebbe consolarti sapere che non sei l'unico nella tua condizione. Il gioco della volontà incatena il genere umano, per cui puoi rallegrarti poiché il Signore nella sua misericordia ha avuto pietà delle sue creazioni imperfette e ha concesso loro di poter tornare alla loro vera forma. Esattamente quale sarebbe? La forma di leali servi di Dio. No. Bada come parli, Lord Rosfield. Sono uomini, proprio come noi. La differenza è che sono liberi dal peso della volontà che ci conduce alla follia. Sono esseri puri. Loro sono divini. Vuoi trasformare tutti in Akashic? Non trasformarli, Mythos. Portarli alle origini. Troppo a lungo gli uomini si sono fatti traviare dalle loro chiassose volontà. È tempo che tornino a un mondo di pacifica uguaglianza. Un mondo in cui ritroveranno la salvezza. La salvezza! Abbandonando tutto quello che ci è caro! Non ci serve la tua salvezza. Ci salveremo da soli. E alle nostre condizioni. Non alle tue. Non a quelle del tuo Dio. Ogni sprezzante espressione della tua volontà fa solo serrare le catene della consapevolezza. Ma forse questo ti potrà tornare utile. Clive! Oh cazzo. Più rapidamente ti vincolerà agli ultimi dominanti. Più la tua fame si farà irrefrenabile. Fino al momento in cui verrai ricondotto all'unica risposta possibile. Probabilmente non si tratta della strada del padrone. Ma la destinazione è la stessa. Cineria è vicina. Aprirò una via. Non puoi in questo stato. Forse no, ma posso provare.
parte! In teoria così è un po' peggio, perché se diminuisci il volume la pressione aumenta, per cui cioè verranno investiti praticamente in una maniera in maniera pazzesca. Tra l'altro Clive sconfitto, fanfara della vittoria, va bene, a posto, easy, va bene così. The Clive sconfitto. Quando siamo caduti erano già lontani. Sono salvi, Jill. Oddio. E avranno visto dove porta il ghiaccio. Oh, finalmente ci siamo. Ci basta aspettare l'alba. Oh, Torgal, bravo. Se tu mi sa che... Oddio. Barnabas ha avuto nuovamente la meglio. Non ho alcuna speranza. Forse non hai davvero altra alternativa se non arrenderti al suo padrone. Ma so che tu non lo farai. Il Clive che conosco non si arrenderebbe mai. È ciò che credi? Sicura di conoscermi? Se Barnabas ha detto il vero, sono più mostro che uomo. E quando evoco le fiamme che porto dentro, brucio ogni singola cosa che mi rende ciò che sono. Ma sarà vero? Ricorda le cose che hai fatto con quel potere, alle persone che hai salvato. Non importa chi ti ha dato quella forza oppure come, ma solo come tu hai scelto di usarla. E hai scelto di usarla per fare del bene, non è così? Ma l'ho usata anche per uccidere. Se fosse questo il mio scopo, l'unica cosa che so fare... Oh, merda. Sei ancora il ragazzo con cui sono cresciuta. Sempre così propenso a salvare chi ti circonda. Eppure sempre così solo. Senza capire chi invece avesse bisogno di essere salvato più di chiunque altro. Tu, Clive. Tu... Fino adesso non ti sei mai preoccupato di salvare te stesso. Me stesso. Temo che per me sia troppo tardi. Che bella sta scena. Non è mai troppo tardi. Se si vuole essere salvati, combatti per sopravvivere. E sopravvivi per poter proteggere tutte le persone che ami. Mamma che guarda che fisicazzo che ha Clive, bastardo. Ciò che fai. Ciò che fai da sempre. E so benissimo che non cambierai. Quindi ti aiuterò. Ti darò ciò che occorre per proteggerci. Jill, ne sei sicura? Se è questo che vuoi, allora... Ah. Non temere, Clive. Lo è. Mi sta dando i poteri di Shiva. Questo fardello ti darò la forza.
solo. Ma non sono solo. Questi miei fardelli. Le colpe, il dolore, la sofferenza. Ora capisco che fanno tutti parte di me. Spettacolo questa scena. Ti prego, daglielo sto bacio. Te lo prometto, Jill. Troveremo il modo di sfuggire a questo destino. Il modo di salvarci a vicenda. Guardare la luna ancora una volta, insieme. E io ti prometto, Clive, che ci sarò sempre. Non importa cosa dovrai diventare. Lo so. Che bella, Jill, mamma mia. Il sorriso portasse così tanta gioia. Sì! Finalmente! Oh, sono felice. Finalmente! Finalmente! Grazie! Grazie! Grazie!